La cosa più bella è quando ha battuto la mano sul cuore, quando io l'ho ringraziato delle parole sul Napoli, ho detto io amo Napoli e i napoletani. Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sono giunti a Napoli per il vertice bilaterale Italia-Francia. Appassionato del teatro di Edoardo De Filippo, il presidente Macron ha fatto una prima tappa al San Ferdinando col sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dove ha ricevuto alcuni doni simbolici, tra cui una maschera di Pulcinella dell'artista Lello Esposito. Dopo una visita alla Cappella di San Severo, l'appuntamento a Palazzo Reale per il vertice istituzionale. Mi ha fatto tante domande, è stato più del dovuto, appassionato di teatro, conosceva benissimo Edoardo e la famiglia De Filippo. L'ho ringraziato delle belle parole che ha sempre utilizzato per Napoli, mi ha detto che ama Napoli e i napoletani, che ce l'ha fatto il segno che ce l'ha nel cuore, insomma ha chiesto dei nostri giovani, insomma credo che sia un segnale importante per la nostra città.